Buonasera a tutti e bentornati a Valexpo, la galleria virtuale di Vale Pro TV che di volta in volta ci condurrà alla scoperta di un artista vivente. Oggi scopriremo assieme vita e opere di Gianfranco Galizio, nato a Revello e residente a Paesana. Buona visione! Gianfranco Galizio è nato a Revello l'11 luglio 1949, risiede e lavora a Paesana. Per la sua produzione, che presto associerà indissolubilmente il suo nome all'epiteto de Il pittore della nebbia, riceve riconoscimenti sin dal 1976. Tra i premi e riconoscimenti più significativi, desideriamo ricordare il premio Saluzzo e i suoi monumenti nell'ambito della 21ª edizione della rassegna Arti Figurative di Saluzzo nel 1997. La menzione d'onore e premio speciale Saluzzo 1998. La menzione premio all'edizione 1999 del concorso Matteo Olivero e il primo premio l'anno successivo alla 22ª edizione del premio Matteo Olivero, motivata dalla giuria con le seguenti parole: per l'essenzialità che sintetizza il disagio contemporaneo e la solitudine umana, con un messaggio ambiguo tra ombre e luci. Ha esposto le sue opere non solo in Italia, ma anche in mostre personali e collettive all'estero, in città come Londra, San Paolo di Venza, Cork, Gulpen, Salcano e Bratislava. Di lui si legge in Saluzzo Arte, Stampa Sera, La Stampa, Il Corriere di Saluzzo, Il Corriere di Alba Ebrà, La Gazzetta di Alba, La Fedeltà, Il Savigliano, Il Corriere di Savigliano, Provincia Granda, La Pagina di Saluzzo, L'Unione Monregalese, La Guida, Il Mercoledì di Moncalieri, L'Eco del Chisone, Il Canavese, Il Piccolo di Pinerolo, Saluzzo Oggi, Nuovo Braidese, Bra Oggi, Torino 7, Il Corriere dell'Arte, The Great British, Antiques Trade Gazette, Exhibart, Tecnimedia, Whipart. Compare in libri come Gente di Monviso di Gianni Aimar, Una montagna di emozioni di Zanelli, Una realtà alpina tra natura e industria e negli spazi televisivi di Prima Antenna e Telecupole. Di lui hanno scritto Claudia Ferraresi, giornalista, Miche Berra, critico d'arte, Gianni Aimar, scrittore, grafico, pubblicitario e giornalista, Willy Darko, collezionista d'arte, Paola Simona Tesio, critico d'arte, Giovanni Cordero, responsabile di arte contemporanea, direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, Marilina Di Cataldo e Barbara Aimar, critici d'arte, Enzo Papa, giornalista, e Paolo Infossi, tecnico d'arte.
La ricerca artistica di Gianfranco Galizio si concentra praticamente da sempre, con una coerenza che caratterizza quasi tutta la sua produzione, su temi che lui stesso definisce un invito a soffermarsi per cogliere i piccoli segnali, anche i meno appariscenti, che rivelano un mondo molto più ricco e completo di quanto non sembri, in cui c'è di più. Molto di più, poiché tutti guardano, ma non tutti vedono. Gianfranco Galizio è l'artista della nebbia, che rappresenta l'insicurezza della vita in cui compaiono luci, seppur piccole e lontane, che simboleggiano la speranza accanto alle clessidre e ai cursori tipici del linguaggio informatico, che rispettivamente simboleggiano l'inesorabile trascorrere del tempo e la possibilità di cambiare anche con un solo clic. Prima di lasciarvi all'ascolto dell'opinione dei critici, cedo la parola, ma solo per qualche istante, alla pubblicità. Restate con noi. Panetteria Pasticceria Tosello e Giordano di Paesana è un laboratorio di gusto, creatività e tradizione, nel quale farsi rapire dalla fragranza del pane appena sfornato e dalla prelibatezza delle nostre creazioni dolciarie e al cioccolato. La semplicità quotidiana e i sapori che hai sempre conosciuto, con quel pizzico di fantasia che ci rende unici. Fatti prendere per la gola. Ciao a tutti, sono Elisa e sono la titolare della cartolibreria giocattoli Da Elisa. Qui potrete trovare un vasto assortimento di articoli di cancelleria. Potete fare le fotocopie, stampe da chiavetta, potrete plastificare, ordinare libri di testo scolastico, insomma, tutto quello che riguarda il mondo della cartoleria. Avrete inoltre un'ampia scelta di giocattoli, dalla prima infanzia al gioco in scatola, giochi per tutte le età. Si effettua anche il servizio di noleggio o gonfiaggio con il gazebo. Troverete degli articoli regalo che varieranno molto in base anche alle varie festività, Natale, Pasqua, compleanni, cresime, comunioni, insomma. Tutte le occasioni sono buone per venirmi a trovare. E io vi aspetto qui, in via Po 21 a Paesana. Ciao! Eccoci tornati dopo lo stacco pubblicitario per quest'ultima parte della nostra trasmissione dedicata all'opinione dei critici. Gianfranco Galizio è il pittore della Valle Po a pieno diritto, non solo perché è nato a Revello e vive e opera a Paesana, ma perché la linfa vitale della sua arte respira l'aria delle montagne dove nasce il Po, il re dei fiumi, e il Monviso è il monarca assoluto. Gianfranco Galizio è una figura a sé stante nel panorama dell'odierna pittura cuneese. La sua è un'arte immediata e coinvolgente, che arde come un timido falò, rilevando trasparenze misteriose, qualità naturali con quel senso di appartato, di lontano, di ovattato che circonda il suo nome. Quadri di una cromia apparentemente limitata, ma invece ricca di un'infinità di sfumature, visioni quasi metafisiche, che ne smussa i contorni e li rende ambigui, creando così vedute fabulistiche, paesaggi sotto la neve, strade senza nome, segnate dal mistero della foschia, con gli occhi gialli delle auto che guatano nella nebbia. Un fervore poetico che scaturisce nell'intima unione tra artista e natura, che accoglie in profonda riflessione le emozioni che trasmette.
Il rifugio Quintino Sella di notte sotto la neve, immerso in un mare di nebbia, possiede davvero un fascino speciale e non avrei mai pensato che qualcuno potesse cercare proprio là lo spunto per dipingere quella luce fioca che si diffonde tenue dalle finestre e trasmette una calda percezione di presenza umana. Gianfranco Galizio ha uno stile assolutamente inconfondibile e personalizzato, fatto di atmosfere rarefatte e disegni pittoricamente semplici ma incisivi, di colori che dalle tonalità più tenui traggono incredibili splendori. Nei suoi dipinti c'è un filo, forse anche di tristezza e di malinconia, che li lega. Hanno dentro l'anima di un uomo che ha saputo indirizzare la propria ricerca intellettuale e cogliere l'attimo per far emergere tracciati di luce e di speranza, fissati senza presunzione e forzature. Gli umidi e piovosi paesaggi metropolitani con le loro scie che si perdono nel nulla. Luci, seppure fioche, che si intravedono in lontananza tra il grigiore della nebbia. Si percepisce l'eterno sentimento di speranza che accompagna gli uomini in qualsiasi parte del mondo. Nelle sue opere rappresenta quello spazio urbano spesso definito come margine, soglia, barriera. Un perimetro impreciso e indefinito, un non luogo, generalmente chiamato periferia urbana, parola ambigua, sfuggente, sfaccettata, onnicomprensiva, che però non descrive la complessa realtà di un mondo oramai trasformato in un unico, uniforme sobborgo del villaggio globale. Sono rappresentate atmosfere dal blando lucore crepuscolare che ci autorizzano a riflessioni pensose, che subito ci inquietano perché fanno riferimento ai temi dell'alienazione, del silenzio del vivere, del destino imperscrutabile, dell'infinito dai mille volti. È evidente che questi ambienti cittadini aperti, quartieri bui e l'intrico di raccordi stradali anonimi, senza segnaletica alcuna o pressoché illeggibile, sono metafore visive della nostra esistenza. Ci permettono di affrontare un discorso più profondo. Ci consentono di addentrarci nei meandri della nostra mente e di esplorare i dedali della coscienza, che in verità sono labirinti molto più complessi e insondabili, delle strade nebbiose di una città irriconoscibile, sconosciuta, senza segni palesi di identificazione, come riprodotta nei dipinti di Galizio. Nelle opere di Gianfranco Galizio vi abbiamo colto lo sguardo sorpreso di chi si affaccia sull'orlo dell'inconoscibile. Indaga le periferie urbane, dove l'uomo contemporaneo si perde in una nebbia opaca con simboli ma senza identità, punti di riferimento, memorie. Luoghi senza centro, anonimi e vuoti. Che sgretolano l'identità collettiva e il paesaggio appare sempre più disumanizzato, senza passato né futuro. L'artista ci ricorda che siamo solo fioche e luci in transito nella notte del mondo. Nelle sue intime visioni paesaggistiche, Gianfranco Galizio prende spesso esempio da luoghi reali o immaginari, posti che si possono incontrare nel corso di un qualsiasi viaggio, descrivendoli però in particolari condizioni di scarsa luminosità. Un tratto di autostrada, ad esempio, oppure una zona più periferica.
itinerari da percorrere per andare in vacanza, per recarsi al lavoro oppure ripercorrendo semplicemente la strada di ritorno verso casa. Sono sequenze tratte da percorsi affrontati spesso di notte, nel grigiore della nebbia, oppure sotto la pioggia torrenziale di un temporale estivo. Fenomeni che tutto offuscano, sbiadiscono. Luoghi anonimi, almeno perché non si sa nulla al riguardo. Luoghi apparentemente inanimati, non identificabili, insignificanti. Territori che non hanno conservato una soluzione di continuità con il circondario, immersi nel nulla. In effetti, in questi paesaggi, immersi in una gamma di tonalità di grigi, azzurri, violetti, non è possibile vedere o distinguere altro. L'artista inserisce però sapientemente incredibili effetti intorno agli unici elementi luministici rappresentati. Sono le luci della notte, la fioca illuminazione stradale, il semaforo di un attraversamento pedonale, un lampione, un'insegna luminosa, i fari di un qualsiasi altro automezzo. Il fascino che deriva da queste atmosfere non deve peraltro essere attribuito soltanto alla particolare vena paesaggistica dell'artista o confuso con uno studio sulla rifrazione della luce o la semplice descrizione di un fenomeno atmosferico. Infatti, non deve essere relegato in secondo piano il contenuto simbolico di queste sue rappresentazioni, poiché il protagonista di queste immagini non è il paesaggio, ma è l'uomo. La sua è la rappresentazione del disagio creato dall'oscurità, la descrizione di quel senso di smarrimento che può essere favorito dal calar della notte, o nell'essersi fatti sorprendere da una nebbia impenetrabile. Impressioni naturalistiche che erano già state colte da Leonardo da Vinci nel suo Trattato della Pittura, nel capitolo Pittura della nebbia che copre i paesi, dove il genio annotò: le nebbie che si mistano per l'aria, quanto più si abbassano, più si ingrossano. Essa nebbia pare oscura, la quale oscurità è tanto più potente quanto essa è più bassa. Ed è proprio quando la natura confonde, annulla tutto ciò che ci circonda, nell'oscurità che si accompagna ad un temporale, nella foschia opprimente o quando scende sovrana la penombra, che emerge il senso di solitudine. Ci sentiremo meno soli soltanto quando sarà possibile incrociare qualcuno. Una luce che, almeno in questa occasione, non rappresenta più un senso di fastidio, ma anzi rasserena, infondendo nuova sicurezza. Le luci di un casale di campagna, di un piccolo borgo abitato, di una luminosa stazione di servizio, ci appaiono oasi. Le notti di Gianfranco Galizio sono illuminate da luci impietose, che pur ravvivano le gocce d'acqua stese sul parabrezza. La serie Anonimi Percorsi si rileva come una narrazione priva di voci, nella quale s'avverte tuttavia la presenza dell'uomo che inutilmente rincorre la luce. Formalmente Gianfranco Galizio ha intrapreso la strada della non rappresentazione, prendendo il campo visivo come uno spazio di riposo per l'occhio, in cui far parlare la superficie nella sua qualità materica e cromatica. L'aggancio alla realtà continua innegabilmente ad esserci. Si riconoscono infatti i paesaggi urbani e non, ma è quasi come se si guardasse un'immagine da uno schermo che diventa così luogo di memoria.
Gianfranco Galizio è un pittore capace di fissare i lineamenti, un costruttore di figure idealizzate, un inventore di immagini che riesce a guardare il mondo che lo circonda, staccando l'apparenza della temporalità. Poi la dipinge, destreggiandosi all'interno delle regole pittoriche, facendo ricorso al ricordo sia delle forme che delle impressioni, delle somiglianze e delle emozioni, alternando imitazione e innovazione, mimesi e invenzione. Curioso ed interessante, l'originale tema realistico dipinto da Gianfranco Galizio, che descrive con acume fotografico e perizia esecutiva il suo tema simbolo, costituito da suggestive atmosfere notturne in cui le protagoniste sono automobili viaggianti su nebbiose strade. Un personaggio che non ha bisogno di firmare per farsi riconoscere, un artista che ha mantenuto una grande coerenza nei suoi lavori, siano essi paesaggi, ritratti o scene nebbiose. Lavori contraddistinti da un'arte immediata e coinvolgente, una tecnica personalissima che intende tradurre in immagini, in modo soffuso, non nitido e netto, gli stati d'animo. Per oggi è tutto. Spero che anche questa puntata abbia riscontrato il vostro gradimento. Il prossimo appuntamento è a dopo la pausa del mese di maggio per sempre nuove coinvolgenti scoperte nel mondo artistico locale e mondiale. Arrivederci!